Lei dovrebbe farlo, adesso, signora. Adesso alle 6:30 c'ho l'appuntamento. Io AstraZeneca devo fare, così mi avevano detto. Però certo, se me lo danno un altro sono contenta, basta che non me lo manda a giugno. Da ieri pomeriggio, dopo i casi di trombosi riscontrati, il vaccino di AstraZeneca è stato sospeso in via precauzionale e temporanea. Gli hub, come quello di Roma Termini, hanno interrotto la somministrazione e i pazienti prenotati hanno trovato le porte chiuse. Avevamo un appuntamento, potremmo sapere qualcosa? Centro chiuso e sarete ricontattati in base alla prenotazione. Quindi per adesso è annullato il... È chiuso, non si vaccina più. La rimandano via? Beh, veramente, più che altro vengo da lontano, ha capito? È quello che mi dà un po' fastidio. Il fatto che l'abbiano ritirato fa venire meno un po' la fiducia verso questo vaccino, secondo lei? No, francamente no. Sarà qualche partita non idonea. Cioè lei dice solo precauzionale? Speriamo che sia così, perché hanno parlato tanto da vaccinarsi, e allora... Attendiamo. Nella struttura vaccinale nessuno parla, i pazienti in lista cercano informazioni. Avviseranno. Presumo la regione manderà la mail come per la prenotazione, però è stato tutto sospeso. Okay. Tra 20 minuti io dovevo vaccinarmi, quindi ero disposto a farlo anche pescando una fiala in qualche cestino dei rifiuti, perché non ne posso più. Avrebbe dovuto fare AstraZeneca ovviamente. Sì, AstraZeneca. Ma io l'avrei fatto tranquillamente, anche perché altri l'hanno fatto. Quindi. E adesso ci ripensa? Questa sua fiducia ci sarà ancora? Assolutamente no. Io mi attengo a disposizione. Ripenso, sia ben chiaro, questa è la sua fiducia, è del tutto personale. Io sono molto più dubbiosa. Si attendono le valutazioni della Commissione di Farmacovigilanza e soprattutto il verdetto finale, atteso per giovedì, dell'Agenzia Europea del Farmaco, EMA, che dovrà fugare ogni dubbio e restituire fiducia. Sospesi. Lei... lo doveva fare, invece poi alla fine l'hanno sospeso. Dice che li mettono in fila per quando rinizieranno. Tutto qua. Tutto qua. Grazie. C'è un po' di timore adesso a tornare? Eh sì. Un pochino, sì.